Rod Pascoe, il consulente dei consulenti, nonché creatore dell'algoritmo atomico, oggi qui per portarti le sue verità su come sono diventato il consulente dei consulenti. Ci sono diverse risposte. Iniziamo da una molto veloce, molto rapida. Uno dei miei consulenti, uno dei coach che seguo, mi ha detto: io sono un consulente per i miei studenti, per i miei atleti, e quando ho bisogno di consulenza mi rivolgo a te, quindi tu sei il consulente di noi consulenti. Questo è come nasce, ma insomma cerchiamo di scavare un po' di più e vediamo qual è stato anche un po' il percorso che mi ha portato a essere il consulente dei consulenti. Se questo è il primo video che vedi, sappi che sono Dot Pascoe, il consulente dei consulenti, appunto, perché seleziono dei professionisti seri con dei metodi efficaci che lavorano sodo ma non guadagnano abbastanza, e li aiuto ad aumentare i profitti, a ottenere un maggior numero di clienti che li paga di più, più velocemente. Una cosa molto importante che ci tengo sempre a dire è che non lavoro con truffatori, non lavoro con imbroglioni, non lavoro con lazzaroni. Io li chiamo così perché usare parolacce mi sembra esagerato, però davvero smettetela di scrivermi. Ogni giorno trovo nella mail 2, 3, 4 persone che sono candidate per cose che non c'entrano assolutamente nulla. Quindi guardate i video, ci sono 200 e passa video gratuiti, ok? C'è un video che ti spiega come funziona il percorso per consulenti, c'è il link in descrizione se vuoi vederlo, e poi se ti va bene, se ti piace quello che hai sentito, hai la possibilità di andare avanti. Però mi raccomando, persone serie. Chi sono questi consulenti? Lo dico sempre, sono persone molto 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 brave, molto competenti, con una reale competenza, che aiutano davvero i loro studenti, i loro pazienti, i loro atleti, le persone che seguono, le aiutano davvero e guadagnano troppo poco. Quindi in genere sono personaggi molto bravi che lavorano sodo e guadagnano poco, e quindi arrivo io in loro aiuto. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire da dove nasce questa mia esperienza. Vado avanti veloce. Nei primi anni è stato un disastro per me, i primi anni lavorativi. Avevo appena terminato una laurea in una facoltà unica al mondo, che mi ha insegnato come diventare a tutti gli effetti un'agenzia web, perché mi ha insegnato come creare siti web, database, programmazione, algoritmi, strutture dati, tutte queste cose molto interessanti, molto 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 interessanti, che però avevano anche un'applicazione pratica. Ma io, quando sono andato a fare il primo lavoro, non sapevo mettere in piedi un sito, non sapevo mettere online un sito, a dire il vero. E quindi è stato un imprenditore che mi ha preso sotto la sua ala protettrice e, pagandomi zero, mi ha insegnato. Era un accordo, ovviamente, era un accordo nel quale io avrei imparato, avremmo cercato di costruire dei business, abbiamo costruito dei business, però ovviamente lui mi ha detto: sì, io non ti posso pagare adesso, ti pago nel momento in cui i business che mettiamo in piedi assieme rendono. Ok, mi andava bene, in quel momento avevo molta voglia di imparare, quindi ho detto: ok, va bene, dedico del tempo, visto che mi sono presto reso conto che i siti internet da soli non bastavano, e quindi ho iniziato a studiare marketing, prima in affiancamento con lui. Lui era un venditore molto capace, incredibilmente capace, una vendita uno a uno, una vendita di persona, anche vendita davanti a una platea, ma difettava forse, adesso non so, non sono più in contatto, della parte marketing online. E quindi nel tempo io ho deciso di acquistare dei corsi da diversi formatori italiani e non. Sono addirittura volato a Londra per studiare di persona col mio mentore. Gli ho lasciato lì una vagonata di soldi, e questo è divertente perché nei 4 mesi precedenti avevo insegnato, io faccio anche il formatore, e avevo insegnato per 4 mesi. Tutti i soldi che ho preso li ho dati in blocco al formatore, a questa persona, a questo mio mentore. È stato molto doloroso, sia anche fisicamente, proprio è stato molto pesante questo gesto di dare a questa persona tutti i 4 mesi di lavoro precedenti. Ma col senno di poi è stato il migliore investimento della mia vita, perché a tutti gli effetti
ha stravolto positivamente la mia vita. Ovviamente poi ho fatto anche altri corsi, altri studi, ma soprattutto, quindi, oltre a essere un'agenzia web, oltre a essere un formatore, ho fatto oltre, non so, 1.500-2.000 ore di aula, insomma, ho studenti da ogni angolo del mondo. Insomma, il lato di formatore, ne ho già parlato in diversi video, ti dico solo due cose molto divertenti, anche interessanti. In un caso ho condiviso la cattedra con uno studente diretto di Bundler e Grinder. Non so se li conosci, sono i fondatori della PNL. Io avevo frequentato con lui, quindi ero stato suo studente, e in alcuni corsi appunto di PNL. Poi a un certo punto mi sono ritrovato a insegnare nella stessa aula. È stata abbastanza emozionante. Ho detto, cavolo, questo qua ha studiato direttamente di persona con Bundler e Grinder, che sono i fondatori della PNL, e io sono al suo livello, bene o male, perché tra docenti si è allo stesso livello in quel momento, in quell'aula. Un'altra cosa ancora più curiosa è stata che uno dei miei docenti universitari, in realtà il docente universitario, uno dei mostri sacri della mia facoltà, insegnava in un altro corso, e anche in questo caso mi sono ritrovato a insegnare nella stessa aula. Quindi a livello di formatore ho avuto abbastanza anche soddisfazioni, oltre al fatto che gli studenti mi hanno richiamato perché volevano degli approfondimenti sulle mie lezioni piuttosto che su quelle di altri docenti. È stato molto bello poter condividere la cattedra con un studente diretto di Bundler e Grinder e con un docente universitario che in realtà è, per me, è il docente universitario, è uno di quei tre che fanno la facoltà, ok? Comunque, dal lato del formatore, insomma, ho un po' di esperienza, ormai sono 8 anni, anche se dietro le quinte saranno una... È da quando ho 18 anni che insegno in qualche modo. Io ho fatto lavori in azienda, ho fatto lavori privati, ho fatto lavori in aula, insomma, ho insegnato a tante, tante, tante persone. E unica cosa che ti dico, anzi un'altra cosa che ti dico, non unica, è in genere io definisco studenti quelli che studiano da me da informazioni preimpacchettate. Io ho diverse informazioni, ci sono quelle preimpacchettate, come potrebbe essere ad esempio un video. Il video non è fatto su misura per te, il video è preimpacchettato, quindi che lo veda tu o lui è uguale. Okay, questo è lo studente per me. I clienti invece sono quelli che vogliono delle lezioni personalizzate, quelli che mi contattano per avere, sì, ok, va bene, tutto il corso già pronto, ma fai qualcosa per me. Ok, lì diventano clienti. Questo è solo per farti capire per me la differenza tra studenti e clienti. Ma non ti ho ancora detto come sono diventato il consulente dei consulenti, ma ci stiamo arrivando, perché nel frattempo mi sono accorto di quanto era importante promuoversi nel modo giusto, perché studiando marketing, studiando dai maggiori esperti mondiali anche di brand positioning, che non è quello che viene detto in Italia, ci sono video, ho fatto 3 video che ti spiegano nel dettaglio cos'è il brand positioning e come funziona, quindi non ne parlo anche oggi. E comunque il concetto è che ti devi iscrivere al canale, mi dimentico sempre di dirlo, quindi ogni tanto lo metto a caso durante il video, così ti iscrivi al canale. E il concetto del brand positioning è che tu, in quanto consulente, in quanto libero professionista, in quanto coach, in quanto psicologo, in quanto quello che vuoi, okay, personal trainer, quello che sei tu, massaggiatore, osteopata, non importa, tu comunque hai un personal brand, ed è quanto di più personal che si può avere. Tu sei il tuo personal brand, tu quindi avrai un messaggio che dovrai comunicare in un certo modo a un certo target, e questo devi definirlo molto molto bene, devi definirlo a tavolino, c'è una strategia per definirlo, ok? Quindi queste sono cose molto importanti che hanno bisogno di studio, di competenza. A me, ti ripeto, sono costate tantissimi soldi, ok? E poi, quindi, faccio un riassunto veloce perché sennò mi perdo. Abbiamo detto dell'esperienza come agenzia web, perché io sostanzialmente dopo la laurea tecnica di sviluppatore siti web sono un'agenzia web, anche se non pratico più, non lavoro più nell'ambito dell'agenzia web, o meglio, so ancora fare tutto, tant'è che qualche giorno fa in consulenza una persona mi ha detto, guarda, ho contattato lo sviluppatore web, un altro freelance, un altro ancora, e non sono riuscito a risolvere. So che non ti occupi più di queste cose, ma ti faccio la stessa domanda, mi ha fatto vedere la pagina e io 2 secondi, no? Non so, è stata una cosa immediata, io ho indicato il punto esatto del codice dove falliva
dove c'era il problema. Perché? Perché mi era già capitato. Questa è una cosa fondamentale. È importante per te che a me siano già capitati tanti errori, che avevi già visto tante cose, che io abbia fatto tantissimi errori nel passato perché li eviterò nel futuro. È importante per te che io abbia ricevuto un ban a Facebook perché grazie a quel ban mi sono comprato un corso che mi è costato anche quello abbastanza e abbastanza intendo non 47 euro, 100 euro, no, corsi da 500, 1000, 2000 euro parlo, ok? Giusto per darti l'idea, non per vantarmi. E quel corso lì mi ha insegnato come evitare di farmi bannare, ok? Molta attenzione a queste cose, quindi agenzia web, formatore. Ho fatto tanti errori. Scrivo in corsivo oggi, ma tanto quello che dico è quello che scrivo e quello che scrivo è quello che dico, quindi le due cose coincidono, se non riesci a leggere. Insomma, agenzia web, formatore, tanti errori. Poi, grazie a queste esperienze, manca una forse la più importante, marketing. Anche in questo caso qua, come ti ho già accennato, è da quasi 10 anni che lavoro nell'ambito del marketing e quindi un po' di esperienza l'ho fatta tra i funnel, tra gli autorisponditori, tutte le componenti tecniche. Da agenzia web io ero obbligato in qualche modo a essere il punto di riferimento per quanto riguarda la componente tecnica del marketing, ma mi sono presto reso conto che senza un'adeguata strategia la componente tecnica è nulla, perché ti faccio solo l'esempio dei siti. Nel momento in cui tu fai il sito è bello, va bene, perfetto, ma se non ci porti traffico, se non veicoli delle persone su quel sito, quindi se non ci sono frecce in entrata, beh, quel sito non lo vede nessuno. È come un biglietto a visita, tu lo stampi bellissimo così perché ce l'hai lì e lo tieni sul tavolo, lo tieni nel tuo portafoglio, no? Devi darlo in giro, se lo dai in giro la gente lo vede, se non lo dai in giro la gente non lo vede. Stessa cosa per il sito, quindi il limite del sito e quindi dell'agenzia web è la visibilità. Molto spesso mi dicono ho un'idea incredibile per fare questa cosa. Ok, hai i soldi per promuoverla, per mostrare questa cosa? No, allora è difficile. Le startup in genere falliscono principalmente per questo motivo. Hanno delle idee bellissime e rivoluzionarie, come io avevo Pizza App, la prima app che ti porta a casa la pizza. Lo so che adesso risulta, no, non è la prima, ce ne sono tantissime. Sì, ma era il 2012, quando non esistevano tutte queste app di delivery. Ok? Perché non sono andato avanti? Semplicemente perché il problema era la divulgazione di quest'app. Ok, poi per fortuna che non sono andato avanti, perché il problema non era non era tanto l'ordinare la pizza quanto il delivery. Io ho pensato a un lato, non all'altro, e non avevo pensato a quello molto più pesante, molto più impegnativo, quello di organizzare tutti i corrieri. Ok. Comunque, tutte queste cose vanno bene, ma deve esserci di base una strategia. Perché il marketing ha senso se c'è una strategia. Aver fatto tanti errori mi è utile se c'è una strategia. Che tutto ciò è importante se c'è una strategia dietro. E la strategia è quella che ti guida a capire chi è il target, come parlare. Devi ragionare. Quando mi contatta ad esempio uno studio dentistico, io una delle prime domande che gli faccio è: ok, mi fai una simulazione di come mi accompagneresti nel tuo studio? Come? C'è la sala d'aspetto con i giornaletti, tu ti siedi, dopo quando è il tuo turno la segretaria ti dice che puoi andare e tu vai e questo. Ah, ma se invece ci penso un attimo, c'è una strategia che puoi mettere in piedi per... Esiste una strategia molto efficace, se ci pensi da solo è difficile arrivarci, però se mi contatti è molto facile. C'è una strategia giusta, una strategia sbagliata per massimizzare i profitti, per aumentare i profitti. Altro esempio, quindi dentista, ti ho fatto l'esempio del dentista. Dentista, non so scrivere dentista. Ok, ti faccio un altro esempio, agenzia immobiliare. Questa è una cosa che io avevo capito
immobiliare. C'è stato un momento specifico nella mia vita in cui ho capito che volevo fare l'imprenditore, ed è stato quando un vecchio coinquilino, era molto giovane lui, però era un coinquilino di tanti anni fa, si è fregato l'affitto. Detto in maniera molto noi davamo i soldi a lui, lui doveva dargli la padrona di casa, ma non li dava. Il padrone di casa non ci aveva notificato che lui non gli dava i soldi, e quindi a un certo punto il padrone di casa fa: ma ragazzi, non mi state dando l'affitto? E lui: come no? Cioè, lui che te li sta dando? No, io non li ho mai ricevuti, sono 3 mesi che non li ricevo. E quindi eravamo fuori di un po' di soldi, e ci sono state un po' di quisquigli, un po' di situazioni strane, e in quel momento lì io ho deciso che non volevo rimetterci i soldi di tasca mia, ma volevo trovare un modo, per una soluzione, per fare in modo che il padrone di casa fosse comunque contento, ma senza che io gli dessi i soldi. E cosa ho pensato di fare? Visto che comunque me la cavo con i siti, con le varie cose, ma sai che c'è? Faccio io l'agenzia immobiliare. Ovviamente non dal punto di vista delle carte e di queste cose, ma dal punto di vista del ti trovo io i futuri coinquilini. Ed è quello che ho fatto. Ho pubblicato degli annunci, li ho fatti in un certo modo, e ho applicato un criterio di selezione. Questo te lo regalo, tanto se vuoi capire meglio come fare, mi contatti, link in descrizione. Ho applicato un criterio di selezione che ha fatto sì che io ho ricevuto quella volta forse una ventina di risposte, ma dopo la mia selezione sono arrivato a 3 persone. Queste 3 persone sono diventate coinquilini e io sono riuscito a avere una parte sull'affitto, insomma sono riuscito a in questo modo a scalare dai soldi che dovevo dare al padrone di casa questo mio lavoro. Quindi ho fatto un lavoro da agenzia immobiliare in cambio di... Questo è stato il momento in cui ho detto: ok, è quello che voglio fare. Non ho intenzione di tirare fuori i soldi e poi guadagnarli. No, sistemo le cose, ok? Non so se è una grande storia, ma non mi interessa. È un'esperienza reale della mia vita, ed è stato il momento in cui ho applicato una strategia. Ho detto: ok, e da solo così l'appartamento non si affitta. Dovevo metterci qualcosa in più. E allora ho creato una strategia con la selezione. È stato un processo di selezione, è stato anche abbastanza semplice per me metterlo in piedi, bam, ok? Quindi la strategia è molto molto importante. Tutte queste cose assieme è difficile trovarle, cioè sono molto sincero, onesto, non sono qui a non è un discorso per autoproclamarmi, sono consapevole che è difficile trovare persone che abbiano tante competenze, anche abbastanza verticali, perché se si parla di agenzia web, sono un'agenzia web. Se si parla di formatore, cavolo, con 2000 ore e 2000, penso, ho perso il conto, studenti, 10 anni di esperienza nel marketing, ok? Forse gli errori dovrei farne ancora di più, va bene, li farò, come ogni psicologo che si rispetti o come ogni altro professionista che si rispetti, anche un calciatore. Un calciatore con 10 anni di esperienza sul campo è uno che ha già sbagliato tantissimi gol, se è un attaccante, ok? Ok, ci siamo. Quindi questa è un po' la storia di come sono diventato il consulente di consulenti. Ultima cosa, a parte che devi iscriverti al canale e mettere mi piace a questo video, te lo ripeto ogni tanto perché così ti prendi anche i prossimi video. Ultima cosa molto interessante anche questa è il fatto che mi ricordo molto bene cosa vuol dire non essere consulente dei consulenti, mi ricordo cosa vuol dire essere un freelance sottopagato, mi ricordo cosa vuol dire rincorrere clienti per farsi saldare una fattura da 500 euro perché tu gli hai fatto il sito, sei stato bravo, sei stata una persona onesta o stupida, lascio a te la decisione, sei stata una persona così onesta da fargli il lavoro e non chiedere neanche i soldi, e poi la persona non ti ha neanche saldato, l'hai dovuto rincorrere per mesi e mesi e mesi o anni. Ti è mai capitato? A me sì. Ed è stato un momento in cui ho detto no, basta. Ci sono stati un paio di momenti davvero decisivi nella mia vita, quelli obbedienti a visita che ho raccontato già in un altro video, e quando ho dovuto rincorrere clienti, non uno ma più clienti, per farmi saldare le fatture a 500 euro, e insomma è stato abbastanza impegnativo, me lo ricordo molto molto chiaramente. Da qui la mia decisione di: vuoi lavorare con me? Prima mi paghi, poi c'è il lavoro, che in genere è una consulenza, informazione. Ok,
Quindi prima dei paghi poi c'è il lavoro. Ci siamo? Il link in descrizione, il corso per i consulenti, è riservato a persone competenti, persone brave che vogliono aiutare il prossimo, che riescono ad aiutare il prossimo, non per Lazzaroni. Quindi no Lazzaroni, sì consulenti bravi. Link in descrizione, c'è il video dove ti spiego come funziona il corso per consulenti. Anche per oggi è tutto, buona giornata, buon lavoro e ciao!